Benvenuti a Rossini TV. Oggi siamo fuori dalla sede della Confcommercio di Pesaro Urbino perché tra poco verrà consegnato un importante riconoscimento al procuratore del Tribunale di Caltanissetta, Nicola Gratteri, da sempre impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo premio è organizzato dall'Associazione 50 e più. Siamo qui con Alberto Dolci, presidente di 50 e più, il principale organizzatore di questo importante riconoscimento che verrà dato tra poco a Nicola Gratteri. Presidente, un bel traguardo e un grande riconoscimento per questa importante personalità. Sì, la targa anti-racket che noi oggi consegneremo al dottor Gratteri è il 19° premio in questo senso. L'abbiamo dato negli anni a altri magistrati o a commercianti che hanno resistito al racket e si sono opposti per continuare a vivere nella legalità. Contemporaneamente noi premiamo i maestri del commercio, che sono i nostri commercianti o operatori del turismo e dei servizi che hanno lavorato per 25, 40 e 50 anni. Ecco, questa giornata della legalità è la giornata che noi abbiniamo in qualche modo al lavoro, al diritto al lavoro, a farlo con serenità e a farlo soprattutto seguendo le regole. Il senso di questo premio, di questa targa della solidarietà, è quella di essere vicini, tutto il nostro mondo, a quelli che in prima linea difendono le leggi e fanno sì che la società possa andare avanti in maniera serena e tranquilla senza dover subire soprusi da parte di qualcuno. E purtroppo sappiamo che ci sono alcune zone che non riescono a vivere serenamente questo importante aspetto del turismo, del commercio, di tutto quello che riguarda proprio le attività economiche. E a che punto siamo con questo discorso anche di approccio alla legalità? Quindi c'è tanto da lavorare ancora? Noi, diciamo, relativamente ad altre regioni d'Italia, viviamo in una zona che sicuramente non è così drammatica da questo punto di vista. Ciononostante non bisogna farsi mai cogliere impreparati, perché basta sentire le forze dell'ordine o la magistratura e poi magari non è tutto chiaro quello che succede, molte cose succedono e magari noi non ne siamo perfettamente a conoscenza. Quindi essere vigili e comportarsi soprattutto seguendo le regole è molto importante, sia perché si dà l'esempio, sia perché comunque si mantiene questa situazione di rispetto della legalità. Ecco, quindi un'attenzione, un occhio aperto a questa situazione va bene ovunque, anche nel nostro territorio. Quindi questo importante riconoscimento serve anche per far capire che non bisogna abbassare la guardia e anzi bisogna dire agli imprenditori che non devono avere paura. Esatto, gli imprenditori non devono avere paura, devono seguire le regole, non devono abbassare la guardia e noi siamo qui oggi con il dottor Gratteri e i nostri premiati con le Aquile come maestri del commercio per ricordare a tutti che si può lavorare per tanti anni indefessamente seguendo le regole e all'interno della legalità, ma questo per il bene e la libertà di tutti. Vogliamo ricordare qualche altro nome a cui avete consegnato questo importante riconoscimento? Sì, negli anni recenti l'ultimo è stato consegnato al giornalista siciliano Paolo Borrometi, in precedenza a diversi magistrati, tra cui Ferdinando Imposimato, Raffaello Maggi e anche a due procuratori nazionali antimafia, Franco Roberti e Pietro Grasso. Sono tutte personalità di spicco che ci hanno fatto l'onore di ricevere questo premio e di sobbarcarsi una fatica notevole anche per raggiungere la nostra città e quindi questo insomma significa che quello che facciamo viene in qualche modo apprezzato. Per noi questo è molto importante sia come associazione che per tutti i nostri associati. Certo, noi la ringraziamo molto e complimenti allora per questa importante iniziativa. Per quanto riguarda il discorso non solo dei racket ma tutto il disordine che può nascere nel commercio in generale, è molto importante osservare un po' di regole che invece diciamo che negli ultimi anni mancano, no?
per cui la eccessiva liberalizzazione degli orari, delle licenze, eccetera, ha ricreato di nuovo una giungla, per cui siamo ritornati indietro di molto, per cui in un campo dove non ci sono regole, allora non sempre vince il migliore, il più eticamente preparato. Quindi questo è il grosso del problema, per cui ben vengano queste manifestazioni che tendono proprio a rivalutare il senso della correttezza e dell'etica e del rispetto altrui. E i temi che ci stanno a cuore è la sopravvivenza, perché tutta una serie di balzelli, di tasse, di divieti, di obblighi, non poterci abbracciare, salutare, toccarci la mano, vivere nei nostri punti di ritrovo in maniera umana, è chiaro che è una grossa difficoltà. Il commercio vive di socialità, soprattutto il commercio nelle città, che ormai è diventato il regno del buio, no? Nel senso che molti negozi purtroppo sono chiusi, e questo credo che sia un grosso problema per la vita sociale in Italia oggi. Per cui siamo tutti un po' brancolanti alla ricerca di una soluzione che rimetta ordine un po' a questo caos che noi abbiamo. Ecco. Le mafie hanno cambiato strategie, le mafie non sparano, e quindi se non sparano, se non bruciano serrande, se non bruciano macchine, l'opinione pubblica è buona e tranquilla, non si preoccupa, e quindi il potere politico non è costretto a parlarne o a creare delle norme proporzionate alla realtà criminale. E ahi noi, le mafie sono diventate ancora più furbe e più intelligenti, hanno capito bene che non bisogna sparare o sparare con parsimonia, così siamo tutti tranquilli, contenti e andiamo avanti. Ovviamente i 2 anni di pandemia, non conoscevamo a fondo la pervasività, la pericolosità, e quindi abbiamo imparato in corso d'opera a trovare dei rimedi, e certe volte giusti, certe volte sbagliati. E ci stavamo adesso incominciando a pensare al futuro, a riprenderci, e ora questa guerra, quindi si aggrava ancora di più la situazione economica mondiale, o quantomeno quella del mondo occidentale, in particolare quella dell'Italia, perché dipendiamo dal punto di vista energetico in modo determinante dalla Russia. Però questa crisi economica che stava consentendo alle mafie di incominciare a fare shopping nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo della grande distribuzione, non sappiamo ora quali altri vantaggi potrà avere per comprare a basso costo attività commerciali. Dal punto di vista storico, le mafie sono sempre presenti dove c'è da gestire denaro e potere. Mi auguro che qui si faccia eccezione, ma inviterei tutti a stare attenti. Il problema del PNRR è molto grosso, perché noi abbiamo visto la facilità con la quale, ad esempio, col 110, quanti soldi sono riusciti a truffare. Il reato di truffa aggravata prevede una pena molto bassa, facilmente sono reati che sono senza detenuti, quindi sono processi che vanno in coda, che non si celebrano, e poi quindi grazie anche al provvedimento della improcedibilità, cioè dopo la condanna in primo grado, se entro 2 anni non si pronuncia, non ci sarà la sentenza d'appello, il processo, la sentenza sarà cancellata, quindi sarà un grande favore questo dell'improcedibilità anche per questo tipologia di reati, e quindi i truffatori di certo non si tireranno indietro, e non sarà di certo un deterrente queste riforme che sono state fatte da questo governo, anzi al contrario. Lei si rivolge già spesso ai giovani come aiuto, simbolo, quindi la conoscenza nei confronti dei giovani fa la differenza? Sì, ma io parlo ai ragazzi, perché parlare agli adulti è quasi tempo perso, perché le scelte di campo noi adulti già le abbiamo fatte. E parlo ai ragazzi cercando di mettere nella loro testa il tarlo del dubbio, che delinquere non conviene, quindi io non,
con i ragazzi non ho un approccio morale o etico, un approccio di convenienza, come perché i giovani di oggi in questo mondo globalizzato si può parlare solo di soldi, solo se parlando di soldi ti prestano attenzione, poi se riesci ad essere credibile puoi anche cominciare a parlare di etica. Questo territorio sta dimostrando la sua grande forza, la coesione sociale per resistere anche ai tentativi di infiltrazione. La presenza del procuratore Gratteri, che ringraziamo, è la dimostrazione che questo territorio non si vuole piegare e che tutte le istituzioni, la filiera istituzionale delle associazioni di categoria del mondo del lavoro vuole resistere e rilanciare la palla nell'altro campo, ossia quello della legalità. Siamo qui con il vice sindaco della città di Pesaro, Daniele Vimini, con cui naturalmente ci congratuliamo anche per il recente successo di aver portato Pesaro capitale della cultura italiana per il 2024, a cui chiediamo però oggi un commento su questa importante giornata all'insegna della legalità. Sì, la legalità è nel DNA della nostra provincia, del nostro territorio, gli anticorpi che hanno permesso anche dopo la grande ultima crisi del 2009, che pure è costata la sopravvivenza a tante piccole e medie imprese, però di farlo con la schiena dritta e di avere appunto la possibilità di non consentire a grandi gruppi criminali di fare il loro lavoro quotidiano, che è quello dell'usura, del riciclaggio. È chiaro che, diciamo, è una barriera sempre alta da tenere, questo grazie ovviamente al grande lavoro della forza dell'ordine, al grande lavoro della magistratura, io credo anche del rapporto sano con le amministrazioni, ma anche di tanti imprenditori come quelli premiati qui oggi, che hanno saputo resistere, hanno saputo fare il passo secondo la gamba, hanno saputo anche sicuramente fare dei sacrifici, a volte anche delle scelte dolorose, ma che hanno contribuito appunto così alla salvaguardia di un territorio, a preservarne il più possibile il carattere di legalità, che poi è il primo passo per l'equità, la giustizia e fare sentire tutti i cittadini più liberi e anche quindi più ricchi, ma in senso più generale. Bene, e a proposito anche di cittadini più liberi, possiamo dire il ruolo fondamentale che possono avere i giovani in questo campo, quindi non abbassare naturalmente la guardia sulla conoscenza, che è il valore della legalità. Assolutamente, sono fondamentali le iniziative delle scuole per due motivi, perché c'è prima un approccio educativo, ma poi quello che ritorna dei giovani, che poi quel messaggio di legalità lo sanno rielaborare, spesso ha molta più forza, anche molta più capacità di rompente, e poi ritornare al resto della popolazione, dandone a volte l'esempio, a volte anche, non escludo oggi ovviamente, anche con la velocità e la comunicazione che i giovani sanno applicare a partire dai social, insomma, e quindi è un circolo virtuoso che non va interrotto, anzi vanno aumentate anche in termini di varietà e di qualità le iniziative fatte con le scuole sul tema della legalità. È un grande onore avere oggi il procuratore Gratteri qui a Pesaro. Sì, assolutamente, una figura chiave, una figura simbolo del contrasto a partire dalla magistratura ai fenomeni mafiosi, ai fenomeni criminali, soprattutto ai fenomeni apparentemente meno eclatanti, ma che sono quelli che poi agiscono nel quotidiano sui nostri meccanismi economici. Quindi oggi è stata una bella lezione, quasi universitaria, ma molto semplice in realtà, dei meccanismi che ha ricordato a tanti imprenditori, anche alla politica, insomma, spesso su questi temi ovviamente si trovano a dover fare attenzione rispetto ai rischi che questo tema può portare, insomma, tanti meccanismi che sono spesso sotto gli occhi di tutti e su cui appunto è stato importante avere questo spunto per tenere alta la guardia. Ed è un grande onore avere con noi il prefetto della città di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, a cui chiediamo un'impressione su questa importante giornata all'insegna della legalità. No, è stato un piacevolissimo partecipare a questa riunione, ma soprattutto è stato interessantissimo, ma
lo immaginavo, ascoltare dal vivo le parole di un procuratore che da oltre un trentennio è in trincea per combattere queste piaghe che purtroppo attanagliano il nostro paese, l'illegalità. Lui si è soffermato su due aspetti molto importanti, l'usura e il riciclaggio, e sono parole che devono darci ancora di più il senso della pericolo che si annida dietro questo biennio difficile dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e che adesso, nel quale adesso si è innestato questo flagello della guerra, perché sono questi scenari, come giustamente ha anche ricordato lui, nei quali i sodalizi criminali si inseriscono alla grande, o come ha detto il sindaco, sguazzano. Ecco, su questo dobbiamo stare molto attenti, anche se noi abbiamo un territorio che devo dire al momento è ancora impermeabile a queste possibili collusioni con la malavita e con le mafie, tuttavia non bisogna mai abbassare la guardia, quindi dobbiamo essere assolutamente pronti e soprattutto mantenere questo spirito che ha sempre animato il popolo marchigiano di lavorare correttamente, lavorare con impegno, ma non cedere a lusinghe che possono venire da questi sodalizi criminali. Le Marche quindi sono un tessuto sociale che possiamo definire ancora sano, però giustamente bisogna continuare a lavorare sull'onestà. Sull'onestà soprattutto bisogna, ecco, perché purtroppo in stati di necessità può capitarci chiunque, tutti di noi, soprattutto per chi gestisce imprese, ci può essere un momento difficile, ripeto, determinato da questi due fattori che sono drammatici, l'uno sanitario e l'altro di guerra. Però come dicevo, come ho detto poc'anzi, il virus può anche poi lasciarci, se Dio vuole, e la guerra può anche finire, però poi rimane il problema economico. Ecco, allora bisogna cercare di andare avanti sempre con onestà, con legalità. Diceva il procuratore, è meglio fallire che andare in braccio a questi usurai, perché le difficoltà potrebbero esserci soprattutto se sono legate ad una non oculata ripartizione delle risorse di questo PNRR, dei quali tutti parliamo, ma che poi giustamente bisogna che le risorse vengano oculatamente assegnate ed oculatamente investite. Quindi molto importante anche conoscere, quindi non smettiamo di fare luce, di parlare, di conoscere questi fenomeni. Ecco, l'altra cosa che pure mi ha fatto molto piacere è che il procuratore Gratteri poi questi pensieri, queste considerazioni le svolge anche verso un uditorio che per me mi sta particolarmente a cuore, che è quello della scuola, dove sostanzialmente ci sono i giovani, le nuove leve, che devono essere educate a questo spirito di legalità e di correttezza e di onestà, che senza le quali purtroppo non si può andare avanti. Quindi mi auspico che in tutta Italia, ma nel territorio marchigiano e in questo della provincia di Pesaro, nella quale ho l'onore di lavorare, che vadano avanti sempre così, e in modo che insomma, ci sarà sicuramente la possibilità di una ripresa e di una speranza nuova, soprattutto per le nuove generazioni. Direttore Varotti, un grande onore avere qui il procuratore Gratteri, molto bella la dedica, ci siamo noi e ci sono loro. Sì, ieri sera in un incontro con il procuratore, dove abbiamo parlato ovviamente della giornata di oggi, io avevo il libro che stavo leggendo, il suo ultimo libro, Complice colpevoli, la storia della diffusione della 'ndrangheta nel centro nord Italia. E lui mi ha fatto questa dedica che effettivamente mi ha colpito, perché Amerigo ci sono loro ma ci siamo anche noi, come a dire, è vero che c'è questa grande diffusione della criminalità, ma è anche altrettanto vero che ci sono delle forze come il procuratore Gratteri, come le forze di polizia, i carabinieri e, se permettete, anche noi come associazione di categoria, che sono dalla parte opposta, cioè che cercano di difendere la giustizia e la legalità nel nostro paese. Una sorta di resistenza quindi, perché purtroppo le notizie certe volte non sono confortanti, considerato che ci siamo sempre distinti noi come regione per un tessuto sociale sano, però bisogna stare attenti a non cadere nelle lusinghe dell'illegalità. Sì, noi siamo definiti da anni una regione sana,
anche se leggendo poi alcuni fatti che sono accaduti anche nel recente passato, o come ha ricordato il sindaco di Pesaro anche non molto tempo fa qui a Pesaro, con omicidi di carattere ovviamente criminale e mafioso, e ci inducono a pensare che forse non siamo più quell'isola felice che si riteneva una volta. E d'altra parte, anche leggendo questo libro, ci si accorge che la criminalità mafiosa non è più quella di una volta, che metteva le bombe o faceva la lupara bianca, ma cerca di infiltrarsi nel tessuto sociale, nel tessuto connettivo delle nostre società, con atteggiamenti legali, con consulenti, commercialisti, avvocati, e quindi prendono possesso piano piano dell'economia di un territorio senza i fatti eclatanti che accadevano una volta. Quindi questo vuol dire che dobbiamo tenere essere molto attenti, insomma, e quindi non nascondere la testa sotto la sabbia quando vediamo accadere, insomma, fatti non proprio limpidi.